inizia sempre alle una. Alle una scendo in pasto, secondo il lavoro che c'è da fare, magari due impasti, tre impasti da 60-70 kg, secondo le richieste dei negozi. Il pane nero, quello che faccio abitualmente, come ho sempre fatto, prendo la farina integrale di frumento e di segala, macinata ancora a pietra, quello è molto importante. Come viene macinata, io la lavoro. Con la lievito madre e la farina naturale fai un buon prodotto, la fragranza del naturale. Il pane nero, dopo formato, lo lascio lievitare ancora una bella mezz'ora, poi lo inforno. Nel forno sta circa un'ora e 20 minuti e poi voilà, il giro del pane nero è quello. La mano tropanea, dicono. Ho una grande soddisfazione. Io ho iniziato con solo le due mani, sono arrivato a un certo livello, poi il figlio ha iniziato anche lui a fare il panettiere. Dopo il figlio sono arrivati anche altri due nipoti che sono bravissimi. Se hanno la buona volontà e la voglia di andare avanti, forse sono sulla buona strada. Il mio prodotto preferito si può dire che non ce n'è, perché io dal pane nero al pane bianco, ai grissini, ai crescenti, faccio sempre tutti questi prodotti qua con un amore, diciamo. Voilà. Del mio lavoro posso dire che sono innamorato, sono stato sempre innamorato e mi piace tutto, tutto, se no non sarei ancora qua a farlo. Che cos'è il tascapan? Noi siamo Tascapan.